ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Scusate la miss di oggi, ma sono tornata da lavoro da poco e non ho avuto il tempo di mettermi a modo, perché stasera finalmente sale mia sorella con mio cognato, quindi ci sono un sacco di preparativi, sto riorganizzando tutta casa, sto pulendo a destra, a sinistra, però mi sono anche ricordata che vi avevo promesso di filmare il video sugli acquisti che ho fatto da Sephora e quindi ho detto ok, adesso mai più, perché questa settimana sale lei, venerdì il mio compleanno, dopodiché avrò 2 settimane di full time perché ho la mia collega in ferie, quindi praticamente sarò inesistente e ho detto oggi o mai più, e quindi prima che lei parta ho deciso di sedermi a filmare. E vorrei dirvi che mi hanno dato la busta con scritto Merry Christmas. Vabbè che comunque Sephora è sempre tipo il paese dei balocchi, però diciamo che Natale si sta ritornando, ma ste buste ce le avete dall'anno scorso, l'ho presa diciamo ad agosto, il che sì, agosto no, inizio settembre. Comunque mi sembra un po' precoce dare le bustine di Natale. Bando alle ciance e ciance alle bande, io vi voglio far vedere cosa ho comprato, anche perché mi hanno dato tantissimissimi campioncini e partirei proprio da quelli. È da una vita che tutte le volte che acquisto da Sephora mi danno il Because It's You di Emporio Armani come campioncino di profumo, e di questi praticamente ne ho talmente tanti che potrei realizzarmi una boccetta intera, quindi grazie. La classica crema della Herborist o Herborist, sempre una crema viso idratante. Un'altra, diciamo, siccome ho comprato anche alcuni prodotti di skincare, mi hanno voluto dare diversi campioncini di skincare e mi hanno dato di questo brand che si chiama Boscia o Boscia, una maschera nera però luminizing, quindi è illuminante. E vedremo, la devo provare, non l'ho provata proprio perché ve la volevo far vedere. Mi hanno dato anche altri campioncini, tipo questo Mr. Blank Teeth Bamboo Charcoal Whitening Polish, praticamente è il dentifricio nero per sbiancare i denti. Ancora non l'ho provato, è sigillato, infatti è chiuso, e se qualcuno di voi l'ha mai provato mi fate sapere se vi ci trovate bene. È un 25 ml, quindi posso fare diverse applicazioni, anche capire se effettivamente funziona o non funziona. Io spero funzioni, ma comunque. Poi un'altra cosa che mi hanno dato, meglio altre due cose che mi hanno dato, mi hanno dato un sacco di prodottini di skincare. Un attimo. Mi hanno dato Oil of Wonders, questo qui, che è uno è della Tony Moly, il secondo è della Vita Coco, Coconut Oil. Praticamente hanno capito che amo il cocco e sono 2 trattamenti idratanti per il viso e anche per il corpo. Questa qui è una crema idratante, la parte superiore, quella sotto invece è un olio di cocco puro che può essere utilizzato sia sul viso, sia sul corpo, sia sui capelli, e questo diciamo che lo proverò. Qui dice che è un prodotto di bellezza naturale multiuso applicato direttamente su capelli o pelle, quindi è molto generico, in ogni caso sono prodotti di skincare. Tutti questi sono campioncini, eh? Poi mi hanno dato 2 creme della Belief, cioè Belief in Truth, che sono 2 acqua bomb, ovvero delle creme super, iper, mega, ultra idratanti. E quindi io ho detto, wow, o vedi che ho la pelle secca, o non lo so, è veramente Natale, mi stai dando tutti questi campioncini. E Dulcis in Fundo, ancora infatti l'ho lasciata con il, come si dice, il talloncino? Sì, il cartoncino di carta. Mi hanno regalato questa pochette di Sephora, della serie per le ragazze che vogliono farsi notare, è olografica, e all'interno ho messo alcuni dei prodottini che utilizzo, perché cioè che ho acquistato, e li sto tenendo sempre all'interno della loro confezione, perché ve li volevo fare vedere integri, quindi tutti i giorni li sto utilizzando, li richiudo e li rimetto qui dentro. Quanto sono brava! Ovviamente scherzo. E cose di skincare che ho comprato invece io, che voglio farvi vedere. Una già l'ho utilizzata e l'ho buttata, ma secondo me voi già sapete di che cosa sto parlando, ovvero maschera viso al cocco di Sephora. Ne ho comprate 2, una l'ho fatta, questa la volevo fare ieri sera, ho detto Oriana, almeno una fagliela vedere. E quindi questa qui, ragazze, è una di quelle maschere, cioè che proprio a occhi chiusi vi dico prendetela, provatela, perché è tipo la fine del mondo e veramente la ricomprerò all'infinito, ed è ottima anche quella per i capelli, mi ci trovo benissimo. Poi ieri sera invece ho fatto i patch
per il contorno occhi, anche questi mi piacciono un sacco e già stamattina ho visto una netta differenza, perché adesso sto riprendendo con la skin care, sto facendo le maschere, faccio quelle lì proprio sul contorno occhi, su tutto il viso, non che prima non le facessi, però diciamo che in estate andavo di crema idratante stop, adesso sto riprendendo e in effetti sto già notando i miglioramenti della mia pelle. Questi qui nello specifico sono idratanti e illuminanti ed è Leaky Eye Mask. Come te lo traduco, Leaky? Insomma, questa qui è la confezioncina, quella lì rosa, e devo dirvi che mi piace sia l'odore e sia anche l'effetto sul contorno occhi. E poi ho preso una maschera labbra, che è questa qui invece, è al burro di karité. L'ho presa perché sempre abbinato mi aveva incuriosita tantissimo questo Frank Body Scrub. Ho visto che, o meglio, mi ha mandato la foto direttamente lui, Mr. Anthony Makeup, dello scrub per il corpo al caffè, Oriana ce la puoi fare, e del Frank Body, perché io gli ho detto che avevo preso questo qui per le labbra. Allora ragazze, di certo non è uno scrub economico, assolutamente no, perché costa circa 12 euro. Io avevo il 10% di sconto, anzi aspetto il 20% del mio compleanno, sperando che arrivi e prenderò altre cosine. E ho preso lo scrub per le labbra, mi ha incuriosita tantissimo e devo dirvi che la differenza la sto notando. L'ho tenuto all'interno della confezioncina proprio per farvela vedere e mi ha fatto ridere tantissimo la descrizione del prodotto. Cioè, io ve la devo leggere, un attimo, devo beccare l'italiano. Balsamo labbra, dice: di addio a labbra screpolate, di benvenuti ai baci. Usami due volte a settimana oppure ogni volta che ne senti il bisogno, un po' come fanno le amiche egoiste. Prima dell'uso, testa il prodotto su una piccola superficie. In caso di irritazione o se qualche granello dovesse andarti negli occhi, sciacqua con abbondante acqua. Se i sintomi persistono, chiama un infermiere dagli addominali scolpiti. Potrebbe non essere adatto a chi è appena diventata mamma o sta per diventarlo. Niente, mi ha fatto ridere questa descrizione. È un 15 ml e quando voi aprite la confezione, ragazze, cioè un profumo di caffè incredibile, buonissimo. Se non vi piace l'odore del caffè, state lontano da questo prodotto. A regola si dovrebbe poter utilizzare anche sul corpo, io lo utilizzo soltanto sulle labbra. Dopo mi strucco tutte le sere, lo sto facendo perché avevo le labbra, pur non mettendo rossetti nell'ultimo periodo, né tinte né rossetti, mi sono detta: ok, dobbiamo curare queste labbra perché sono troppo secche. Quindi che ho fatto? Ho comprato questo e tutte le sere con movimenti circolari lo applico su tutta la bocca e anche in questa parte qui, perché è qui dove sudo, mi si formano delle piccole bollicine. E ragazze, io noto la differenza. Lo tengo per un minuto dopo aver sfregato e quando risciacqui rimane una sostanza oleosa sulle labbra, come se fosse anche un balsamo dopo. Cioè, io non lo so come fa, però lo fa. E posso dirvi che, come dicono le americane, so far so good. Cioè, per adesso lo testo da circa 10 giorni e mi sta piacendo tanto tanto tanto. È uno di quegli step che si è aggiunto alla mia skincare che non mancherà. E penso che lo conserverò proprio così perché mi piace tutta la confezioncina. Magari se ve la mettessi dritta. Mi piace tutta la confezioncina, di conseguenza lo conserverò così. Poi ho preso di scorta perché l'ho terminata. L'ho terminata e all'interno del cassettone, comunque la beauty sponge di Sephora, perché quella che avevo, che ho portato da giù, si è automezza decapitata, cioè praticamente ce l'ho così. E ho detto: ma forse è il caso di comprarne una nuova? E quindi l'ho comprata e già ho ottenuto la confezioncina. Comunque quella simil beauty blender, però di Sephora, costa 8,60€, 8,90€. Mi ci trovo molto 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 bene e sto ricomprando sempre quella. Non ho mai provato la beauty blender, tutti dicono che quella sia la holy grail, ma io mi trovo bene con questa, quindi preferisco continuare a comprare questa. Poi, ultimo prodotto di skincare che avevo completamente terminato, sapete che lo adoro, è la crema viso super idratante di Sephora. C'è questa confezione che è quella da 30 ml che costa 10,90 o 9,90, e il formato da 50 ml che proprio è un barattolone, non è a tubetto, che costa 19,90.
Mi converrebbe prendere quello, sì, perché mi è durato molto tempo, però siccome sto volendo provare diverse maschere e diverse creme, intanto ho ripreso questa proprio per usarla tutti i giorni. E questa, se faccio la maschera la sera, la mattina applico questa, se la sera non applico la maschera sul viso, vado a mettere questa. Sera e mattina. E questo è uno step immancabile insieme alla crema per il contorno occhi, perché lo sapete. Lord Voldemort. Non sei nessuno rispetto a me con la pelle secca. Vi mostro quello che ho messo invece all'interno della pochettina di Sephora, che è carina e penso di utilizzare anche da viaggio. Avevo completamente terminato quello che alcune clienti di Mr. Anthony chiamano Misty and Fixie, ma in realtà il Misty and Fixie e il Make Up Forever, sapete che lo utilizzo sempre, lo compro sempre e lo alterno a quello di Urban Decay al Cocco. Questo qui è il Misty and Fix O2 Super Hydrating Moisturizing Setting Spray. Devo dirvi, ragazze, sarà una cosa psicologica. Io questo lo applico anche con il make-up di oggi, ho soltanto ripassato il rossetto perché è tornata a casa alle 3, ho pranzato, ma questo è il make-up da stamattina e questo qui fa la differenza, veramente, tra quando lo applico e quando non lo applico, noto la differenza, riesce a mantenermi il make-up intatto anche qui nella zona del contorno occhi, quindi lo ricomprerò. Per sempre. Converrebbe il formato grande, ma non lo trovo mai. Dovrei comprarlo sul sito di Make Up Forever, ma mi scoccia fare un ordine solo per un prodotto. Quindi quando ho il 20% o il 10% prendo questo formato che è da 30 ml, mi dura un mesetto, anche qualcosina di più, e costa 10,50, ma prendendolo sempre col 10 o col 20 ti viene qualcosina meno. Ed è un prodotto che vi straconsiglio, soprattutto se avete la pelle secca e non volete qualcosa che vi secchi il viso, la pelle, come se fosse colla, ma volete qualcosa che fissi il make-up e al tempo stesso vi mantenga la pelle fresca. Questo secondo me è il prodotto giustissimo. Poi, su questo prodotto ancora non so esprimermi, tiro fuori tutto, diciamo così. Ho voluto provare perché ho visto che ne parlava Cindy, il correttore di NARS. Grazie a Dio esistono i sample e grazie a Dio ho trovato il sample della mia colorazione, perché solitamente trovo io quelle bianche o tipo pergente, un po' come, che ne so, Malefica, oppure gente molto olivastra o scura, tipo Pocahontas, e quindi io non riesco, dato che sono in between, a trovare il mio colore. Per fortuna la colorazione, scritto custard, quindi custard, era tra i sample del, perché sample mini size, costava 13,50, ma hanno applicato il 10% di sconto. Allora, io ho provato la mini size anche dell'Urban Decay Naked Skin, sto provando questo, o anche quello della LA Girl Pro Concealer in full size. Devo dirvi che questo correttore non ho capito se mi piace o meno, considerato che la full size costa più di 30 euro. Dovendo spendere 30 euro, preferisco investirli sul Naked Skin di Urban Decay. Ma sto provando altri correttori per vedere e li alterno con l'LA Girl Pro che ho. Questo correttore è molto coprente, però ragazzi, ho avuto la sensazione, non so se la mia pelle era particolarmente secca perché sono particolarmente stanca e stressata, o se effettivamente è lui. Perché oggi non è così, ma ieri sera ho fatto i patch al contorno occhi, quindi oggi ho utilizzato il correttore della LA Girl, non so nemmeno se si vedono le occhiaie, ma penso di sì. E domani, dato che sto riprendendo tutti gli step, seguendoli come una preghiera giornaliera, dato che ho ripreso i miei step anche per il contorno occhi, molto rigidamente, ovviamente lo ritesterò, dopo che l'ho pagato lo voglio finire, voglio capire se questo mi secca o no. Ha una consistenza un po' pastosa, ma la sensazione che ho avuto rispetto a quello di Urban Decay, il Naked Skin, è che questo sia più pesante. Quello del Naked Skin sembra corposo, ma poi si lavora e sfuma come se fosse una crema idratante. Questo mi sembra un po' più tosto. Magari è stata un'impressione mia, ma ovviamente lo ritesterò. Grazie a Dio esistono le mini size. Io vado matta per i mascara perché mi piace tantissimo toccare gli occhi. È una cosa che amo toccare di più in assoluto, anche se oggi non si direbbe, dato che ho solo mascara.
perché diciamo da quando faccio questo lavoro mi sto truccando molto meno e questo per la mia pelle è meglio, ma perché veramente proprio per gli orari che faccio mi viene difficile stare lì a fare una full face. Ho voluto provare tempo fa e ve lo dissi, il tanto decantato The Real fa schifo. Proprio, infatti l'ho lasciato giù, è pieno e non lo voglio mai più vedere in vita mia quel mascara, fa schifo. E volevo provare anche il Roller Lash di Benefit. Il Better Than Sex in mini size mi garba, quindi lo ricomprerò. Però mi sono detta, provane uno nuovo. E dato che hanno triturato le scatole con la pubblicità del Bad Girl Bang, di Benefit, ok. Prendiamo questo, che era pure quello che costava di più in mini size, circa 14 euro. E ho detto, vabbè, anche perché mi ha colpito il fatto che nella pubblicità laterale per la prima volta si vede una modella senza ciglia finte, ma con delle ciglia che si vede essere reale mascara. Quindi, ho detto, vabbè, diamogli una chance. Allora, questo qui, ragazze, dice di durare 36 ore. Oggi, in questo momento, le mie ciglia sono ancora qui su. Amo tanti mascara che ho provato, low cost e un po' più high end, anche se ho provato le mini taglie. E tra tutti quelli che ho provato, questo è tra i più neri. E mi piace tantissimo anche lo scovolino. Lo scovolino è molto lungo ed è morbidissimo, super flessibile e ha una forma un po' a punta. Di conseguenza puoi prendere dalle ciglia più interne a quelle più esterne e va bene anche per quelle inferiori. Sembra quasi un mascara waterproof perché avendolo applicato anche alle ciglia inferiori, se faccio così sento proprio le ciglia dure. Però si strucca facilmente, non mi indurisce come se fossero di pietra, come faceva il The Real che non mi piaceva, proprio me le appesantiva. Queste ciglia mi sembrano fluffy quasi, ma sono nere, verso l'alto, volumizzate. L'unico problema per adesso, ma ce l'ho con tutti i mascara nuovi, è che è troppo pieno di prodotto, quindi voglio vedere appena si seccherà la formula cosa ne verrà fuori, perché se mi piace adesso che è pienissimo di prodotto, infatti poi vado con uno scovolino di un mascara che ho terminato a ripulire le ciglia perché non mi piace l'effetto appiccicaticcio, devo dire so far so good. Anche questo lo sto usando tutti i giorni e non c'è stato un giorno in cui ho detto che schifo, come mi è successo con altri mascara partiti come wow e poi boh, o al contrario mi sono capitati mascara che facevano schifo all'inizio, tipo la mini taglia del Better Than Sex che poi è diventato tipo la vita. Bene ragazze, il mio mini haul di Sephora termina qui, spero tanto che gli acquisti vi siano piaciuti e devo dire che mi sono piaciuti tantissimo i campioncini che mi hanno dato perché non mi hanno mai dato così tanti campioncini. Se vi interessa sapere dove me ne hanno dati, io ho scoperto un giorno per caso, mentre ero in preda alla disperazione, mi avevano chiuso fuori dalla stazione, ho dovuto fare il giro, insomma facendo un giro diverso alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, ho visto che c'è un Sephora. Mi sono anche accorta che c'è un Victoria's Secret, io ho detto, ma dove ho vissuto questi 2 mesi e mezzo per non accorgermene? Comunque, da quel centro Sephora, sebbene io ve lo giuro, io lavoro qui e ho Sephora qui, mi è finita in stazione. Detto questo, spero tanto che gli acquisti vi siano piaciuti, io li adoro e se volete sapere di qualche prodotto o qualcosa nello specifico, scrivetemelo giù e nulla, ci vediamo al prossimo video.